Ciao a tutti, oggi parliamo di cellulite, ovvero della malattia chiamata panniculopatia edematofibrosclerotica, e che è appunto un'alterazione del pannicolo, che è uno strato di tessuto adiposo posto immediatamente sotto alla cute. C'è da dire che, innanzitutto, questa è una malattia, però non bisogna considerarla come una malattia per forza da curare, cioè una malattia che comporta dei problemi. È una malattia che comporta dei problemi puramente estetici. Potremmo per esempio confrontarla con la calvizie maschile, che anche quella è una patologia, però ovviamente non porta nessun tipo di problema se non un problema estetico. Sottolineo questo perché alcuni, per catturare l'attenzione delle donne a cui non frega niente ad avere la cellulite sostanzialmente perché riescono a tollerare tranquillamente il problema, in questo modo cercano di accalappiarle per vendere il prodotto anche a chi non vuole risolvere il problema estetico, perché gli dicono: attenzione, perché tu hai una malattia e non è solo un problema estetico. Non voglio in questo video descrivere che cos'è la cellulite, che cosa succede ai tessuti, quali sono i vari stadi, rimando all'articolo del sito o altri articoli che potete trovare su internet a riguardo. Questo articolo vorrei sfatare alcuni luoghi comuni e capire concretamente che cosa si può fare contro questo problema. Iniziamo col dire che la cellulite è un problema che colpisce il 90%, forse anche più del 90% delle donne, cioè è una cosa normale, non è una patologia, è la normalità. Le donne hanno la cellulite, punto. Ora, per capire come combattere il problema della cellulite, posto che eliminarlo è praticamente impossibile per la maggior parte delle donne, consideriamo innanzitutto che la cellulite è una degenerazione del tessuto adiposo e tendenzialmente più grasso c'è, più cellulite c'è. Più grasso c'è, più la cellulite diventa un problema estetico. Anche perché più grasso c'è, più la cellulite si associa a un altro problema, che è quello del grasso localizzato. Cioè, il grasso localizzato deforma la figura, la allontana dalle forme ideali e la rende sgradevole dal punto di vista estetico. La cellulite rende sgradevole la pelle dal punto di vista della consistenza, della forma, cioè la pelle non è più liscia, ma diventa rugosa, buccia d'arancia. Quindi questi problemi sono spesso associati: uno è un problema di forma della silhouette, l'altro è un problema di apparenza, di come appare la pelle. Ebbene, entrambi questi problemi sono dovuti a una cosa molto semplice: il grasso in eccesso. Dove c'è grasso, dove c'è tanto grasso, c'è tanta cellulite. Dove c'è poco grasso, c'è poca cellulite. È molto difficile vedere una donna veramente molto molto magra con tanta cellulite. Allora mi direste: ma la tal celebrità l'hanno paparazzata, è magrissima ma ha tanta cellulite. È vero, però spesso accade che queste donne sono sì molto magre, ma sono poco muscolose e quindi comunque hanno una percentuale di grasso corporeo abbastanza alta. Per esempio, prendiamo le sportive, anche le atlete di vertice hanno la cellulite. Però provate a trovarmi un atleta con tanta cellulite in un campo di atletica, dove lì le percentuali di massa grassa sono veramente ridotte all'osso. È molto molto difficile individuare un buco di cellulite in un atleta così magra. Al contrario, invece, tra le tenniste troviamo moltissimi esempi, anche la Sharapova, per esempio, ha la cellulite, è stata paparazzata più volte. E mostra una certa cellulite anche abbastanza evidente, e come lei tante altre. Perché? Perché le tenniste non hanno una massa grassa ridotta all'osso, e quindi chi geneticamente è sfortunata ha la cellulite, e la cellulite si vede. Ma secondo voi è un problema la cellulite sulla Sharapova? No, rimane una bellissima donna. Quindi, se una donna è sportiva e ha una percentuale di massa grassa sotto controllo e una massa muscolare sufficientemente sviluppata, magari avrà pure la cellulite, ma di certo lo potrà tranquillamente tollerare come problema, perché nel complesso avrà un fisico invidiabile, anche, ripeto, se ha la cellulite. Quindi, prima cosa, dove non c'è grasso non c'è cellulite. Quindi, se si è in sovrappeso è bene dimagrire, e se si è sedentari bisogna fare attività fisica. Quale attività fisica? Vi rimando al link, ne abbiamo già parlato, del sito per quanto riguarda il fit test. Bisogna essere sportivi, bisogna non aver paura di mettere su troppo muscolo, anzi, bisogna cercare di mettere su muscolo, perché il muscolo tende i tessuti e distende la pelle e quindi fa vedere meno una cellulite che magari è presente. Rende il corpo meno flaccido, tutte cose che abbiamo già detto nel video del grasso localizzato, e qui le ripetiamo perché valgono anche per la cellulite.
Quindi purtroppo le cose più efficaci che si possono fare, dico purtroppo perché non è assolutamente semplice passare da una condizione di sovrappeso e sedentarietà a una condizione di magrezza e prestanza fisica, però questo è quello che si può fare. Tutto il resto tendenzialmente non funziona, le creme anticellulite non funzionano, è uscito uno studio, ma è solo uno dei tanti, di altro consumo che compara le varie creme anticellulite, sostanzialmente non hanno vantaggi rispetto al placebo o ne hanno di talmente minimi che praticamente non si vedono e questo vale anche per gli integratori e attenzione, vale anche per la dieta. Di dieta probabilmente ne parlerò in un altro video, ma anche lì si può fare ben poco, o meglio, si può fare tanto, ma solamente se ci si concentra sul tornare in peso forma. Quindi la dieta che serve è una dieta equilibrata che ci faccia perdere peso e ci faccia tornare in peso forma. Esiste un tipo di sport adatto per la cellulite? Ormai se ne leggono tante anche su questo tema. Per esempio, ho letto che la corsa favorirebbe addirittura la cellulite perché si creano dei microtraumi che aumentano l'infiammazione del tessuto adiposo. Ora, ci può essere anche del vero, io consiglio di verificare sul campo. Cioè, fate lo sport che vi piace, fate lo sport che vi fa perdere peso e vi fa mantenere in forma. È già difficile trovare uno sport che si riesce a fare per problemi di tempo, che piaccia. Cioè è già difficile trovare le motivazioni per far sport. Se ci mettiamo dentro anche che no, questo sport non possiamo farlo perché ci fa infiammare, ci fa venire la cellulite, eccetera, eccetera, non ne usciamo più. Quindi fate lo sport che volete e poi eventualmente valutate. Effettivamente, soprattutto per le donne che hanno alcune patologie come la fibromialgia e quindi soffrono già di suo di un'infiammazione un po' cronica dei tessuti, queste donne fanno molta fatica già a fare sport e spesso fare sport aumenta il grado effettivamente di infiammazione e peggiora la cellulite. Purtroppo queste donne devono un po' tollerare, secondo me, questa cosa, perché se è vero che fare sport magari gli peggiora transitoriamente il problema della cellulite, è anche vero che stare sedute sul divano di certo non aiuterà a migliorare la loro forma fisica. Quindi in realtà, secondo me, i benefici dello sport superano tendenzialmente comunque i problemi che questo può causare alla vostra cellulite. Da ultimo voglio parlare dei trattamenti chirurgici, ne esistono tantissimi, da quelli molto soft, quindi onde d'urto, apparecchi vari che costano anche svariate centinaia di euro, a microiniezioni sottocutanee, quindi diciamo approcci più chirurgici ma soft, fino ad arrivare agli approcci veramente chirurgici che sono la liposcultura o altri come per esempio Cellulase che è nato nel 2012 e che potete andare a vedere su internet, c'è il link nel mio articolo. Quando si parla di intervento chirurgico il problema è sempre le possibili complicanze che ci sono, cioè si va incontro a dei rischi anche grossi e quindi la cosa va valutata attentamente. Io non mi esprimo in questo. Certamente quello che si può capire è che se noi vogliamo risultati importanti, dobbiamo adottare misure drastiche. Se non vogliamo far fatica, le misure drastiche sono drastiche e sono quelle relative all'intervento chirurgico. L'altra misura è cambiare stile di vita, anche questa è una misura drastica perché comporta un grande dispendio di energia, una grande forza di volontà, però di certo non comporta i rischi dell'intervento chirurgico e può dare risultati addirittura superiori.